C'è una rete di banche che paga gli interessi del tempo. Venerdì 4 e sabato 5 marzo, presso la sala polifunzionale della Fondazione Piazza dei Mestieri, si è tenuto il seminario nazionale delle banche del tempo. Sono state analizzate le caratteristiche fondamentali delle banche del tempo dal punto di vista giuridico, ma anche sociologico e antropologico, confrontando le esperienze e i risultati ottenuti in Italia e all'estero. Ha avviato i lavori con una relazione introduttiva Aurora Tesio, assessore alle pari opportunità, relazioni internazionali e politiche dei tempi della provincia di Torino. Oggi ospitiamo a Torino, come provincia di Torino, banche del tempo che provengono da tutto il nostro paese, dalla Sicilia al Veneto, alla Lombardia, al Lazio. È una bella esperienza di scambio di storie, di saperi. Abbiamo come provincia di Torino dal 1997 avviato il coordinamento delle banche presenti sul territorio. La prima banca del tempo nata in provincia di Torino compie quest'anno 10 anni ed è nata ad Ivrea. Sono ormai 16 le banche del tempo, in questi anni ne abbiamo viste nascere e purtroppo anche chiudere. Bisogna dire che però è un'esperienza bellissima di reciprocità e di scambio tra le persone, scambio di competenze, di conoscenze, di saperi, serve per valorizzare anche quelle competenze che molte donne hanno e che non considerano competenze, ma considerano soltanto un pezzo della loro attività di cura.